Si chiama Generiamo Rispetto ed è un concorso di idee per studenti delle scuole medie teramane, ideato dall'Azienda per il diritto agli studi universitari di Teramo in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale. L'iniziativa ha come obiettivo la promozione e lo stimolo alla riflessione negli adolescenti sul senso del rispetto per se stessi e per gli altri, come fondamento di ogni sana relazione e prevenzione dei fenomeni della violenza nei rapporti familiari. Questo bando di concorso si inserisce perfettamente in quello che è il Piano Nazionale di Educazione al Rispetto che ha emanato la Ministra Fedeli il 27 ottobre ed è funzionale a tutte le attività e le azioni previste dal Piano Nazionale sul Rispetto. Quindi siamo ben felici di essere qua e di dare conforto alle scuole per il lavoro fatto, per i dirigenti, per i docenti e soprattutto per gli alunni. I premi in denaro sono andati agli istituti comprensivi di Roseto, di Colonnella Corropoli Controguerra, di Castellalto e di Teramo Savini. Per promuovere e comunicare l'importanza del rispetto reciproco, i ragazzi teramani hanno utilizzato diversi linguaggi, letterario, visivo, audiovisivo, cinematografico, ma anche web story, storie a fumetti o composizioni musicali. Questi ragazzi hanno reagito benissimo, infatti vedrete che le scuole che abbiamo premiato hanno elaborato dei progetti molto importanti e in pochissimo tempo, fra l'altro. C'è una scuola che addirittura ha già realizzato il video che noi speriamo che venga poi divulgato in tutti gli istituti comprensivi della provincia, perché in effetti hanno vinto il primo premio perché comunque sono stati bravissimi e gli insegnanti soprattutto sono stati bravi a coinvolgere questi ragazzi che non si sono lasciati proprio neanche un po' intimidire da tutta questa cosa. Quindi, missione compiuta. Missione compiuta, direi di sì proprio. Con il concorso dell'Azzo di Teramo l'obiettivo è stato raggiunto. Ora tutti loro sanno che la vera forza è il rispetto.